Ma le ripetute le devo fare per forza in pista? Spesso mi viene chiesto dai miei corridori. Diciamo che se siamo atleti di endurance, se prepariamo mezze maratone, maratone, non è indispensabile, soprattutto per le ripetute medio-lunghe, andare in pista d'atletica, anche perché tante persone non hanno l'accesso o non ce l'hanno vicino a casa, diciamo. Però ci sono alcune accortezze sul percorso su cui effettuarle. Consideriamo per esempio le ripetute da 1000 metri. Se le facciamo su strada deve essere pianeggiante, possibilmente rettilineo con poche curve, e dobbiamo assicurarci che non ci siano dei saliscendi. Quelli li utilizziamo per le ripetute in salita. È molto importante che il percorso sia misurato per avere dei punti di riferimento, perché spesso il GPS in tempo reale non ci dà l'esatto ritmo di percorrenza e in queste ripetute è molto importante il ritmo a cui noi le corriamo. Se facciamo ripetute da 1000 metri, abbiamo un anello da 1000, sarebbe opportuno avere anche un segno magari a 500 metri o un punto di riferimento. Un albero a 500 metri, perché così controlliamo a metà ripetuta se siamo in tempo, per evitare di essere troppo veloci o troppo lenti. Come sapete, dobbiamo cercare di essere il più regolari possibili. Oppure, in alcuni casi, io consiglio di correre la seconda parte di ripetuta più veloce della prima, per non accumulare precocemente acido lattico e dopo andare in crisi. Per esempio, dobbiamo percorrere la ripetuta ai 4 al chilometro, i primi 500 metri magari li facciamo in 2 minuti e 0,4. Così la seconda parte la faremo in progressione. Io inserisco sempre tanti progressivi perché questa capacità di fare la seconda parte più veloce, che tra virgolette è contro quello che poi magari ci succederà la gara o il giorno dell'evento, però stimola il nostro corpo a tenere duro e ci può essere molto utile nel nostro percorso.